Quindi Amaral lo utilizziamo per prenderci l'esterno destro che ci servirà. Centrocampo, CDC. Diciamo che se troviamo qualcuno con cui sostituire Amadou, possiamo dar via Dietrich. Toma è cedibile in prestito. Petr, ragazzi, Petr lo darei anche via in prestito. E terrei Shelderup, Dickman e Tier. Non voglio dar via giocatori come Brink, perché nella mia testa è un giocatore che era qui dall'inizio, era il capitano, è brutto darlo via. Vorrei che rimanessero almeno una buona parte dei giocatori che c'erano all'inizio di questa squadra. Al massimo posso spostare Paslak come terzino di riserva e dar via Del Prato. Va bene, questo è quanto. Quindi abbiamo bisogno di un esterno destro. Chi potrebbe essere un buon esterno destro? Dopo 4 stagioni. Avete qualche giocatore? Allora, ragazzi, realisticamente ho un difensore centrale che deve essere accettato. E ho 31 milioni di budget. Nulla di più. Quindi ho massimo 70 milioni di budget. Per un esterno destro, essenzialmente. Ti vai di chiesa, grande. Sicuramente me lo danno, aspetta. Ah, 89 di overall, sicuramente viene da me. Gonzalo Guedes, Rafinha potrebbe essere interessante. Doku è del Liverpool, quindi ciaone. Ah, è al Ren. Selma Kerr è un acquisto che a me piacerebbe un sacco. Allora, fatemi dare un'occhiata a sto punto per l'esterno destro. Il signor Doku. Contatta per acquistare. Contattiamo il Ren e proviamo ad inserirci scambio giocatori, difensori centrali. Minchia, Tony Campos vale 73 milioni. Ha senso. Dennis Amaral più 25. Ovviamente ne vorranno il triplo perché sono stronzi. Certo. Ah, non gli interessa il giocatore. È un po' il problema delle finanze limitate. Brutta storia. Proviamo Rafinha. Diamo un'occhiata. Scambio giocatore. Difensori centrali. Amaral. Avanza offerta. Magari ci dicono sì, ma con tot milioni. Non lo vuoi. 141 milioncini. Prima stagione in Bundes. Dopo aver guardato tutte queste cose, andiamo a modificare le divise della squadra. Perché, cioè, è giunto quel momento dell'anno. Va bene, signori. Datemi un secondo, magari col rosa più chiaro. E col bianco proprio. Facciamola così. Avanti. Quest'anno le magliette saranno fatte in questo modo. Aumento budget mercato. Grazie, zio. Il Chelsea vuole Sima per 81 milioni. Attaccati al cazzo. Cazzo, un difensore. Ragazzi, non ho mai preso un difensore. Pardon, un difensore, un portiere. Perché devo liberarmene di Rulli, in qualche modo. È vero, Milinkovic-Savic, ma è il portiere. Basta le offerte per Sima, non ve lo vendo. Minchia, 100 milioni del Leipzig. Però no, è la coppia d'attacco. Sima, Pululu non si tocca. Peccato per la sconfitta, ma tant'è. Boga e João Pedro. Il Getafe ha rubato mezza Serie A, ma allora. Offerta per il trasferimento di Prieto. No. Oh no, è un giocatore infortunato. Oh cazzo. Abdallah Sima si è rotto il metatarso e deve star fuori 2 mesi. Ok, il Watford ha accettato il prestito di Petr, che quindi accetto. Prestito secco, benissimo. E niente, è andata male per Sima, quindi ci giocheremo i primi mesi con Colidio lì davanti, ma Sar, giusto, Sar. Cerca giocatori Sar e Kubo dall'Inter. Sì, l'ha preso l'Inter in sto gioco. Come cazzo era? Forse era Ismaila. Sì. L'altro era Kubo all'Inter. Non c'è più neanche uno svincolato? Si sono accasati tutti? Si sono accasati tutti, anche per dire Muriel. E al Valencia insieme a Gonzalo Guedes. Sì. Ci ho messo un po' più del dovuto. Ok, potenziale. Del Prato venduto. De Oliveira al Borussia Dortmund. Mi è attaccato al cazzo. Dietrich rifiuta. Anche mica lo vorrebbe il Besiktas. Strano. Interesse per Sar. Il Chelsea si è fatto avanti. Non so se provare Sar o aspettare Kubo. Tentiamola. Dennis Amaral avanza l'offerta. Vediamo se riusciamo a venirci incontro. Dennis Amaral è 17 milioni. Pulliamo il trigger per 11 milioni più il difensore brasiliano che mi ha trovato tra gli svincolati. Guardate, giusto perché siamo stronzi.
Amaral è 11. 11 e 7 voglio, e 11 e 7 ti do. Dai. E Sarsia. Andiamo a trattarlo. E poi dobbiamo rifare il contratto a Maier, così si dà una calmata lo stronzo. 4 anni di contratto, va benissimo. Accetta l'assenza di clausola rescissoria. E ti posso dare... Che 65 mi sa di tanto. 55 più 700.000 di ingaggio. 70.000 vuoi? Va bene, dai. Da quel punto di vista stiamo a posto. Posso togliere tutti quelli che giocano come ala. Va bene, aspettiamo questi qua. Vediamo se qualcuno vuole venire a fare la riserva di Diogo Costa al posto di Rulli. Rafinha riserva? Oddio, più che riserva sarebbe quasi più da giocare, da far giocare titolare. Sto pensando se posso migliorare un altro ruolo. Perché adesso come adesso... Se togliamo Sima infortunato, la formazione è la seguente. Campos, Foley, Vuskovic, Oliveira in difesa, Diogo Costa ovviamente portiere, Amadou davanti alla difesa, Sar sulla destra, Maina sulla sinistra, quanto cazzo è veloce, tanto, Sheldrup dietro le punte che sono Sima e Pululu, poi togli un Sima infortunato, gioca Colidio, ma per il resto, bene o male, ci siamo. Quant'è che è di overall vicario 75? Va benissimo, scambio giocatori, portieri, tieni Cagliari. Beccati sto Geronimo Rulli. Ma figa, ma perché nessuno vuole Geronimo Rulli? Cambio giocatori, portieri, Geronimo Rulli. Avanza offerta. Che spreco. Che cazzo di spreco. Rulli per Skorupski. Aspetta che provo a vedere gli altri. Montipò, riproviamo. Cambio giocatori, portieri. Oh cazzo, non posso inserirlo perché è nel bel mezzo di una bella trattativa. Cioè, piuttosto mi tengo Rulli che fa lo scontento per ora. Mi tengo Rulli che fa lo scontento. Ci riporto un'altra settimana altrove. Forse un CDC di riserva sarebbe l'unica cosa a cui puntare. Infatti, fatemi vedere se stiamo guardando dei CDC. Stiamo guardando dei CDC. Gagliardini, Mark Roca, Samaseku, Gibrilsow e basta praticamente. Il resto sono tutti quanti... A portieri che sono andato a cercare off camera, tra l'altro. E poi vabbè, c'è Fagioli, ma Fagioli non è un CDC, è un COC, quindi non conta. Va bene, scusatemi, ho cliccato sulla conferenza stampa, ma ci sta a fare una conferenza stampa prima dell'esordio in Bundesliga. Questa squadra può qualificarsi in Europa? Facciamo una partita per volta, proprio alla Ranieri. Il primo obiettivo sono i 40 punti. L'idea potrebbe essere quella. Giochiamo 7-8 partite in quest'annata e speriamo di qualificarci. Siamo pronti a fare l'esordio in Bundes. Purtroppo l'altra nostra punta, ossia Mister Sima, è infortunato. Perciò lì davanti dovremo giocare con Pululu Colidio. Stuttgart l'abbiamo già affrontato. L'abbiamo affrontato durante la Deutsche Pokal al primo anno di carriera, al secondo anno di carriera. Sarà interessante. Guardalo qua, Ismail Assar. Uno striscione dedicato al nuovo acquisto. Siamo pronti a cominciare, signori. Le squadre sono scese in campo insieme a una serie di bocci di merda da prendere a schiaffoni. E il primo pallone lo toccherà Facundo Colidio. Comincia la nostra avventura in Bundesliga. Alvarado salta tutti, cerca il tiro cross, pallone che si spegne sul fondo, ma per una questione di centimetri. Posso dire che la maglia effettivamente non è tanto carina, questa verde? Beh, ormai quel che ha fatto è fatto. Sosa, tocco corto per Lammers, di ritorno per Sosa, 1-2 con Diogo Costa che poi si oppone miracolosamente al tentativo di Lammers. GG. Smith Rowe dentro. Bravissimo Vuskovic a respingere. Allora dentro con Maina. Mette il piede sull'acceleratore. Linton Maina, anzi Linton Maina, perché tanto Linton non è. Cross per Sheldrup, l'anticipo assassino con la mano del numero 4 dello Stoccarda. Rasmussen con la pepegata. Tenta la mano di Dios, ma ha lisciato di testa al coglione. Vabbè. E allora, signori, non poteva che capitare sui suoi piedi, quelli del nostro capitano, del nostro numero 10, l'opportunità di mettere a segno il primo gol in Bundesliga con Afimiko Pululu, il cucchiaino debole alla destra del portiere, vantaggio Pepega davanti ai propri tifosi di casa.
Lo segna il nostro capitano, che macchia, anzi che bagna con gol il suo esordio in Bundesliga. Ci ho provato lì col pallonettino per uccellare il portiere ed è andata. Team name 99091022 in vantaggio. Io vorrei leggerlo il nome del giocatore dello Stoccarda, credetemi, ma non ho idea da dove cominciare. Quale suono va emesso per primo dalla mia bocca? Bravo Schelderup! Intervento... No, non posso fare un gioco di parole con scellerato, però posso scendere lungo la destra, toccare dentro. Percolidio, respinto il suo mancino. Che Nintendo è molto vaga come definizione. Facundo Colidio. La giocata! Ci ha provato il 17, Müller. Si accascia facile facile sul pallone, ma fosse entrato, ragazzi, avrebbe battuto il gol di Pululu contro il Bayer Leverkusen come gol più bello della carriera. Maledizione. Ah, Dio, il buco della difesa! Campos con la pepegata! E Lammers con una fucilata devastante all'incrocio. Pareggio dello Stoccarda, ma pezzaccio! Dal potenziale pezzaccio da un lato siamo passati al pezzaccio dall'altra. Lì ho sbagliato tutto con Campos, ho fatto proprio un intervento di merda. E poi mancino impeccabile. 1-0. E scende ufficialmente in campo l'unico giocatore, attualmente, tra quelli che abbiamo, che è con noi sin dall'inizio. Nel senso, anche Pululu è con noi sin dall'inizio. Ma Maier era già qui nel Pepe Game quando la squadra è stata fondata. Pululu abbiamo dovuto prendere dal Basilea. Jimenez. Lammers. Di tacco ancora per Jimenez. Tiro la sua terra che si spegne sul fondo. Eccolo qua, il primo pallone toccato da Jens Maier. Forse non era Jens, ma non me ne frega un cazzo. Ora è Jens. Maina. Dietro per De Oliveira. De Oliveira. Cross basso. Da Pululu! Mette il piedone sinistro. Anticipa Müller. E trova la doppietta personale. Nuovo vantaggio per il Pepe Game. 2-1. Grazie all'angolano. Afimico. Pululu. Il nostro capitano. Il tapin di Pululu. Che diventa automaticamente Tapu Pululu. Minchia. Che tega. E quanto è stato investito il difensore centrale da Müller? Porca troia, gli ha tagliato via completamente le ginocchia. Eccolo qua, il numero 15, adesso dalla bandierina. Mamma mia, bad cross, bad cross. Scemo! Che cazzo fa, Maina? Fu buono il lancio in verticale per Führich. Eccolo qua, il numero 20 dello Stoccarda, tu per tu con Brink. Lo salta completamente, poi Diogo Costa! Col miracolo al 90° minuto. Tiene in vantaggio i suoi. Mamma mia, Diogo Costa. Che paratona. Fuori sta palla, Maier. La catapulta informale. Catapulta che fa... Oh, scusa, stronzo. Con la tuta invece che con i jeans. Che con i jeans, col vestito e la cravatta. Attenzione. Contropiede del Pepe Game con Ismail Assar. Che può sfruttare la sua velocità per provare un tiro in porta. Il palo! Il palo gli nega la gioia all'esordio negli ultimi secondi di partita. Però questa vittoria 2-1 è meritata. E il Pepe Game, che così, chef kiss, inizia nel migliore dei modi la propria avventura in Bundesliga. Peccato per la difficoltà, ho paura. Io vorrei provare già a qualificarmi in Europa quest'anno, ma ho paura se effettivamente vanno così le cose. Cioè... potrebbe essere un po' un problema. Va bene, adesso ci sarebbe la partita contro il Bayer Leverkusen. Che siccome sono uno stronzo e non ho paura di niente, vado a simulare direttamente. So che ne prenderò 5, ma simulo dritto per dritto. Anzi no, dai, facciamo simula partita. Sì, Bayer Monaco, non Leverkusen, uguale, uguale. Stessa cosa, sempre Bayern. Non è vero, uno è Bayern, l'altro è Bayer. Niente simulazione veloce contro il Bayern Monaco. Diamo un'occhiata. In caso di pareggio intorno al 65esimo potrei pensare di entrare. Ma giusto perché il Bayern mi piacerebbe riuscire a vincere questa partita. E credo che si chiami così giusto proprio per la marca di medicinali. Non so come quella palla sia entrata, ma è andata lentamente. Ma lentamente. Ma così piano. Proprio slow boy. Minuto numero 60. Afimico! Pululu! 1-1!
Pareggio meritato, meritato del Pepe Game. E signori, dobbiamo fare un paio di cambi come l'altra volta. Che giocatori, che squadra. Colidio dentro per Pululu, largo per Sar, dentro di nuovo per Colidio. Il raddoppio del Pepe Game. Facundo Colidio, letteralmente 2 secondi prima di uscire. Trova il 2-1 e la rimonta del Pepe Game sul Bayern. Ma che cazzo di squadra siamo? Siamo in 12 dentro l'area di rigore. Bravissimi. Ripalliamo il tiro di Müller. E poi via il contropiede. Jens Meier. Jens Meier. Fabian Dijkman. Il 3-1. Ma io così mi emoziono. Il 3-1 con la rete di Fabian Dijkman. L'uomo che ci accompagna dalla dritte liga. Ora è qui in Bundes e segna il Bayern Monaco. 3-1 in trasferta all'Allianz Arena. Allianz Arena? Allianz Arena. Oh, non vorrei dire, abbiamo giocato di contropiede, ma il Bayern non ha avuto grandi occasioni, eh. Gregor Weiss e Amadou. Allora, Gregor Weiss mi sa che è sul mercato. E infatti, Gregor Weiss accetta l'offerta del Tondela, mentre per Amadou 16 milioni ti attacchi al cazzo. Il nostro CDC, l'ancora del nostro centrocampo, non la spostiamo. Oh, io ci riprovo di nuovo per Montipò. Vaffanculo, io voglio Montipò come riserva. Scambio giocatori, portieri, Geronimo Rulli. Avanza offerta. Vogliono Brink. Al massimo ci teniamo Rulli e lo prendiamo nel prossimo mercato, eh. Però mi servirebbe un CDC. E Samaseku, questo lui mi piace tanto. Potrei provare a inserire Geronimo Rulli più 5 milioni e poi andarci a comprare un portiere di riserva direttamente con i soldi che abbiamo. Tanto con 18 milioni un Vicario, un Montipoli prendiamo, eh. Vediamo se funziona questa cosa. Perfetto. Hanno accettato e ora io citto. Vuole essere importante, va bene, importante sia. Durata contratto, 3 anni, col cazzo che me ne fai soltanto due, diadie. Nessuna clausola accessoria accetta. Proponimi tu lo stipendio. Porca tre, devo farlo io. Davvero vieni a elemosinare 5.000 euro per le presenze? Tientelo, va bene, il bonus da 5 presenze. Ok, quello l'abbiamo, quindi ora abbiamo bisogno di un secondo portiere. Faccio mezza stagione con Martin secondo portiere, vaffanculo. Ma tanto è il portiere di riserva, abbiamo già Diogo Costa, cosa volete che gli succeda? 3-2-1, infortunato per 6 mesi. E a quel punto... Allora, Bayern Monaco tu mi fai strano comunque. Soler e Sané e prendi Koop Miners. Tutto sensato. Minchia, ma Embolo è stato preso dall'Eintracht. Mo' diamo un'occhiata a tutto quanto. Centelle, Sturunariga e Vargas venduti e ha preso Kostic, Schick e Pellegrini. L'Hertha Berlino punta alla Champions quest'anno. Però di fatto noi abbiamo andato via Del Prato e Weiss. Abbiamo acquistato Campos, Samaseku e Sar spendendo 16 milioni. Raga. Miglior amministratore delegato della Bundes. Il Real che spende 125 milioni per riprendersi Brahim Diaz. Direi che è ridicolo. Se soltanto non fosse seguito da Timo Werner, riacquistato dal Chelsea per 120. Bellissimo. Lukaku all'Atalanta per 115 milioni. Va bene. Lukaku che torna a vestire un nerazzurro lombardo, ma non quello che vestiva fino a 2 mesi fa. Per 95 milioni al Real. Chi cazzo è questo Ferhage? Camavinga all'Everton. Vlahovic all'Inter. Aggressivo Vlahovic all'Inter. Tammy Abraham al Rennes. Ed ecco perché hanno preso André Silva. De La Vega alla Sampdoria per 60... Mi spiegate dove cazzo gli ha cagati 60 milioni la Samp da dare al Lanús? Andremo a prenderci un secondo portiere con calma. Appena abbiamo le informazioni che arriverà da gennaio a questo punto. Ok. Al che... Direi di... Andare a giocare contro l'Hoffenheim, pardon. Visto che l'Hoffenheim è anch'esso a pari punti come noi, è una partita importante questa. Sia per i feelings che per la classifica. Perciò andiamo a mettere la maglietta azzurra. Madonna, gli metto la maglietta pesca, non si capisce una sega.
all'Hoffenheim e siamo pronti per dare inizio a questa partita. Forse è Mertens, avrebbe senso, però così forte che sposti 100 milioni, non lo so. Mano di De Oliveira. Questa l'ho vista da 12 chilometri, da 12 milioni di anni luce si è vista. La mano di De Oliveira in scivolata larghissima. E c'è calcio di rigore per l'Hoffenheim dopo neanche 10 minuti. Diego Costa ha chiamato immediatamente al miracolo contro Bowen, che incrocia e spiazza l'estremo difensore portoghese. Vantaggio Hoffenheim dopo 10 minuti. Sapete forse chi è, mi è appena venuto in mente? Il centrale che abbiamo preso noi, Campos, potrebbe essere il regen di Sergio Ramos. Però basta parlare di regen, perché qua ne ho presi due in 20 minuti. Bowen, Sadik. Vediamo di darci una svegliata, ragazzi. Non possiamo perdere la prima in campionato così, dopo un 3-1 roboante su il Bayern Monaco. Foley per Ismail Assar. Si beve completamente il terzino dell'Hoffenheim. Cross dentro da Pululu. Prova a calciare. Respinge la difesa. Colidio prova di controbalzo. Pallone sul fondo. Stiamo giocando bene, ma non riusciamo a inquadrare la porta, purtroppo. La prima si chiama Vitae, perciò la seconda si chiamerà Vala. Oh no, la mala Vitae. Sadik, tu per tu con... Bello! No, non sono affatto imbarazzato dall'uscita di Diogo Costa. No. Nulla ha fatto. Frate. Manco ci ha provato proprio. Gli è corsi incontro e si è fatto saltare come un cazzo di birillo. Vabbè. E quindi mi stai dicendo che la squadra da battere non è il Bayern, bensì l'Hoffenheim? No, perché dopo le prime tre partite di campionato... vabbè. Bravo Diogo Costa. All'Hoffenheim gioca a 1000 all'ora. Come David Neres. Oh cazzo, ora ho capito perché è forte qua l'Hoffenheim. Se c'hai i soldi per prendere David Neres e tenerlo in panchina, c'hai i soldi per altri grandi giocatori. Guarda. Tripletta di Sadik. E Pepega affondato. Completamente, ragazzi. Io non... Ho detto, vabbè dai, mi gioco questa partita contro... L'Hoffenheim in onore dei vecchi tempi per farci una bella sfida alla pari. E poi, cazzo, inizia il singolo minuto di recupero che finisce anche immediatamente. 4-0 nettissimo. Nettissimo dell'Hoffenheim. Sadik mi ha aperto il culo, abbiamo giocato male. Abbiamo fatto più tiri noi, cioè noi abbiamo fatto 5 tiri, 4 gol. Che cazzo è una partita di Ultimate Team? 9 milioni e mezzo, esattamente il suo valore di mercato. Omobamidele 4. Controfferta. Rimuovi scambio di giocatori. €10,5 milioni. Che in realtà è esattamente quello che sarei andato a vabbè. 23.000 vuoi? Minchia, sono soldi, però va bene. Dai. Perfetto, Lorenzo Montipò si aggregherà a noi a gennaio a questo punto. Cioè, con una vittoria siamo letteralmente a meno 3 dal terzo posto. Quindi stiamo andando bene, di fatto. Può starci, dobbiamo semplicemente giocare come si deve le prossime partite. Va bene, andiamo a giocare contro il Borussia Dortmund. Questa volta quello vero, non quello fake. E il signor Sima si è ripreso? È tornato. È tornato, signori, finalmente possiamo giocare una partita con la squadra al completo. Ah, guardali qua i miei titolari. Costa, Foley, Campos, Vuskovic, Oliveira, Amadou, Sarmaina, Schelderup e davanti Sima, Pululu. Top squadra, top team. Cominciamo. Pululu ogni carriera che faccio eccede le aspettative, non chiedetemi come sia possibile, ma succede. Comunque, signore e signori, benvenuti alla Garena di Pepegaim, dove oggi la squadra dell'omonima città affronterà il Borussia Dortmund di Erling Braut Haaland, Ryan Sessegnon, Marco Reus, Giovanni Reina e molti altri, di cui non ho ancora detto il nome. No, con questa squadra possiamo puntare all'Europa, infatti io l'ho detto tranquillamente. Abbiamo bisogno tanto di... come dire... costanza. Pochettino di costanza e di tranquillità. Dobbiamo abituarci a una nuova categoria. L'unico che non si deve abituare però è Afimico Pululu, che salta Rudiger e arriva a tu per tu.
con il portiere, che non ho idea di chi sia, e scarica un sinistro fulminante alle sue spalle. Vantaggio Pepegaim, grazie al proprio capitano Afibico. Pululu. Nelle partite importanti si fa sentire. Quinto gol in campionato per lui in 7 partite. Abbiamo raggiunto Sadik. Allora, se arrivo mai... quando arriverò in finale di Champions, mi porterò Thierry in panchina e lo farò scendere in campo per l'ultimo minuto. In caso di vittoria, Thiago Costa col miracolo su Haaland. Delors la tiene dentro, miracolosamente, ancora per Haaland. Fulmine di Mancino che si infila all'incrocio dei pali. E 1-1. 1-1. Gran gol del norvegese. Madonna, quella lì non la prendi neanche se ci provi. Anzi, conviene quasi non provarci perché ti spezzi una mano. 1-1. Peccato però, perché è stata davvero la prima opportunità che arriva dopo un errore mio, perché l'ho sprecata io. Attenzione, Pululu. Largo per Linton Maina. Cross sul secondo palo, ancora per Pululu. In realtà non era mai il secondo palo, era esattamente al centro dell'area. Schelderup. Ancora Pululu, la mette giù di fisico. Scarica un altro sinistro! Ma signori, questo giocatore non è umano. Non è neanche mezzo divino. È un fottuto dio. Con il numero 10 direttamente dall'Angola, Afimico Pululu, il nostro capitano. Mamma mia come l'ha messa giù. Rüdiger in balia del nostro attaccante e il nostro capitano. Che gol! Pepegaim che trova subito un nuovo vantaggio. Ragazzi, facciamo partire una petizione affinché EA il prossimo anno metta come uomini copertina Haaland e Pululu. Altro che Mbappé. Haaland, Pululu in copertina e si va a vincere la Bundes. Pululu, tocco per Sima. No! Non che me lo rompi, eh. Attenzione, Ismail Assar. Contropiedone direttamente dal calcio d'angolo. Eccolo qui il senegalese. Ancora lui. Carica il destro. E trova il suo primo gol con la maglia del Pepegaim. 3-1. Tutto in velocità. Che scatto devastante di Sar. Quanto cazzo corre. I miei quattro lì davanti. Pululu, Sima, Maina, Sar. Corrono un fottio. Fermarne uno è impossibile. E poi una botta che Hitz si è provato a prendere, ma un pochettino impaurito, giustamente. Guarda con Pululu, Sima, Maina, che hanno il 9, il 10 e 11. Forma il nuovo trittico leggendario come Messi. Esatto, come la MSN. Soltanto che la mia è tipo PSM. PMS. La sindrome del... PMS. Cazzo, perché fa sanguinare le difese. Si chiama PMS. Ah, no? Il mio trio di attacco. Cazzo, levatevi, ho un nuovo nickname ipervendibile. Diogo Costa è impressionante, comunque davvero prende ogni singolo tiro indirizzato verso la sua porta. Non prende quelli davvero difficili. Sama Sekou per il 4-1. No, no Sama, peccato. Ora angolo, Sar dalla bandierina verso Campos. Battuto malissimo. Chi cazzo è che me li... posso scegliere qualcuno che me li batta meglio i calci d'angolo? Perché fa proprio cagare Sar. Attenzione, buono in verticale. Cacere col mancino. E come dicevo, soltanto quelli imprendibili non prende. Anche quelli imprendibili a volte. Qua bellissimo il sinistro del 22. Diogo Costa non poteva fare niente, però almeno ha fatto finta di alzare la mano, quindi... cioè... buono. E signori, nonostante la sofferenza finale, il Pepegaim si porta a casa al 3-2 contro il Borussia. Importante. Decisamente importante.